Buongiorno Capricorno, questa è la vostra lettura per la seconda metà del mese di maggio. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso guardate le letture del vostro ascendente oppure della vostra luna. Se invece volete una lettura privata o una sessione di coaching con me, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Energia generale o eventi che potrebbero accadere, abbiamo la carta dell'eremita con un bel Buddha come carta esplicativa. Sembra che ci sia distanza in questo momento all'interno della coppia. Sembra che ci sia una certa distanza che potrebbe essere fisica per qualcuno di voi, per qualcun altro invece potrebbe essere una distanza interiore necessaria per fare chiarezza con se stessi su ciò che sta accadendo e su certe dinamiche interiori o esteriori. Ad ogni modo, non è una distanza totale per qualcuno, non è una distanza totale perché c'è una comunicazione che potrebbe essere tramite telefonate o messaggi, mentre per qualcun altro, appunto, se si tratta di un matrimonio, c'è distanza dentro casa, ecco, quindi una distanza più emotiva in cui si cerca di e comunque c'è una comunicazione soprattutto con se stessi, una fase di studio, una fase di meditazione anche, ed è una fase introspettiva nella quale davvero, tra l'altro, credo che sia una fase anche abbastanza importante per la vostra relazione, perché è quella che vi condurrà a raggiungere un certo equilibrio necessario e indispensabile per andare avanti. Ma andiamo a vedere le energie singolari, le energie specifiche di voi e del vostro partner. Dunque, in una colonna ritroverete voi stessi, in un'altra colonna troverete il vostro partner. Trattandosi di una lettura generica, saprete voi quale delle due è la vostra colonna. Chi sta da questo lato si sente come un re di denari, desidera un 5 di bastoni, reagisce come una regina di coppe. Sì, sembra che ci sia una certa distanza, in effetti. Chi sta da questo lato è molto stabile e molto equilibrato, perché sente di poter dare alla relazione concretezza, sente di essere pronto per questa relazione, pronto per portare avanti ciò che c'è da portare avanti, per essere di supporto all'altra persona. C'è anche un certo benessere materiale, c'è una certa stabilità sia emotiva che materiale. Cosa vorrebbe però un 5 di bastoni? Probabilmente vorrebbe più azione, vorrebbe più condivisione, vorrebbe più poter appunto condividere certe cose per scegliere insieme l'eventuale strada da prendere, scegliere insieme il percorso che dovrebbe seguire questa relazione. Invece per qualche motivo questa comunicazione manca, questo contatto e questa condivisione manca. Arriva da qui un bisogno di comunicare per decidere insieme cosa, dove, come. Ma comunque si reagisce come una regina di coppe, quindi con amore. Comunque si continuerà in queste due settimane del mese di maggio a dare amore, a trasmettere amore, anche se a distanza, anche se senza un'espressione esplicita di ciò che si prova. Invece chi sta dall'altro lato si sente come il mago, vorrebbe il 3 di denari, reagisce come un 7 di bastoni. Chi sta da questo lato sta facendo un bel lavoro su se stesso, e non solo su se stesso, perché sta lavorando su di sé, ma per il bene della relazione. Questa persona sta sicuramente risolvendo qualche cosa di interiore, sta sicuramente cercando, in alcuni casi si tratta di risolvere qualcosa di interiore, in altri casi invece no, si tratta proprio di azioni pratiche e concrete che vanno fatte per poter andare avanti e costruire, perché il desiderio è costruire insieme. Ma per poter costruire ci sono necessariamente delle cose che vanno fatte sul piano materiale anche, quindi delle azioni concrete, dei cambiamenti, dei movimenti. E questa persona, anziché avere un ruolo passivo come chi sta da questo lato, questa persona ha un ruolo più attivo.
cosa fa e come reagisce alla situazione con un 7 di bastoni. Quindi, beh, sta veramente facendo un certo tipo di lavoro. È come se stesse seguendo una scaletta di cose da fare, come se stesse seguendo un elenco di istruzioni all'interno delle quali deve agire, ma allo stesso tempo mettere su delle barriere. C'è proprio un elenco di cose da fare. Ma vediamo gli angeli cosa dicono. Relazioni intime, soppesa attentamente le tue decisioni. Soppesa attentamente le tue decisioni. Beh, sì, se avete in effetti qualche decisione da prendere e vorreste condividere queste scelte con l'altra persona, è il momento in effetti di rifletterci bene, perché la distanza potrebbe generare difficoltà nella condivisione. Ma non riesco a vedere nulla di particolarmente difficile. Quindi, comunque sia, ragazzi, se volete una lettura privata o una sessione di coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.